Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No. Il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Cosa è accaduto all'essenziale della religione e alla dignità dell'uomo col Concilio Vaticano II? Dal Vaticano II è scomparsa la predicazione dell'essenziale della religione e con essa il tema della vita dopo la morte, paradiso, purgatorio, inferno. Poi anche il tema della figliolanza divina dell'uomo e il tema dell'uguaglianza degli uomini tra di loro, perché tutti soggetti allo stesso giudizio di Dio. E il tema della maggiore responsabilità degli uomini che hanno autorità rispetto agli altri. Insomma, è scomparso l'uomo nei suoi significati essenziali perché è scomparso Dio nei suoi significati essenziali. Dio è presente nelle parole dei preti e dei papi solo come flatus vocis, un semplice suono, un bla bla bla. È stata azzerata la sua sacralità. Questo sì un vero reset. Ossia la sua importanza al di sopra di tutto per la vita dell'uomo. Dio è diventato non importante. Dio come qualcuno che c'è, ma sarebbe insignificante. In questo modo anche l'uomo comune non concepisce più la propria dignità come sacra e trascendente, la vita e il mondo. Ma o cerca una dignità rispetto ai valori del mondo, come il lavoro, la carriera, gli oggetti acquistati, oppure non si pone nemmeno la questione della propria dignità. Che valore ho? Valgo più o meno di quella certa cosa? Non ci pensa nemmeno. In questo modo, oggi, la dignità dell'uomo è in balia delle parole della scuola e di quelli della TV, ossia dei politici, dei giornalisti, degli esperti, dei personaggi famosi, eccetera, eccetera. Una testimonianza involontaria sul vuoto religioso del Vaticano II. Questi sono alcuni brani di una lettera del cardinal Walter Kasper pubblicata dall'Osservatore Romano il 12 aprile 2013. Kasper non ha partecipato al concilio, ma è un allievo dei vescovi ultraprogressisti tedeschi del Concilio. Titolo: Interpretazione e ricezione del Vaticano II, un concilio ancora in cammino. E andiamo al punto che ci interessa. L'ultimo punto è il più importante: la questione di Dio nelle persone. Già il Concilio ha annoverato l'ateismo, nelle sue varie modulazioni, tra le questioni serie di quest'epoca. 1965. Tale situazione da allora si è acuita in modo drammatico. Il problema di oggi è che Dio per molti non è più un problema. Ovvero sembra che non sia più un problema e che la sua esistenza non interessi più. Il problema è l'indifferenza. E Kasper non si domanda se il Vaticano II possa avervi contribuito.
Adesso Casper rivela cosa i vescovi del concilio hanno considerato del mondo e di cosa si sono principalmente occupati. In tale situazione non possiamo preoccuparci soltanto degli effetti sociali, culturali e politici della fede, come è stato fatto durante il Concilio Vaticano II. Considerando la fede in Dio delle persone come premessa ovvia. Poi, non basta neanche avere cura soltanto delle questioni di riforma interne alla nostra Chiesa, come è stato fatto durante il Concilio Vaticano II. Queste sono interessanti solo per gli insider. Vediamo quelli che non sono insider. Cosa dice lui? Insider. Le persone lì fuori, nell'atrio delle genti, richiamando un movimento del Cardinal Martini, ma atrio delle genti si richiama anche ad una porzione del Tempio di Gerusalemme che era a disposizione di coloro che erano di altre religioni e potevano accedere al Tempio in quell'area. Dunque, le genti tutte, credenti e non credenti, hanno altre domande. Vediamo quali, secondo Casper. Da dove vengo e dove vado? Perché e per quale fine esisto? Perché il male? Perché la sofferenza del mondo? Perché devo soffrire? Come posso trovare felicità? Dove trovare uno che mi sia vicino, mi capisca, mi conforti, mi dia un po' di speranza? Visto l'essenziale della religione. Le persone lì fuori cercano questo. E cosa trovano? Che i tipi come Casper sono fuori dalla realtà. Perché a tutte queste domande rispondono a modo loro la scuola, i TG, l'informazione TV, i personaggi famosi, gli esperti. E però, a 50 anni dalla fine del concilio, i cardinali come Casper non hanno ancora trovato un modo di rispondere ad esse. E sono ancora lì a pensare ciò che ha scritto nel titolo. Interpretazione e ricezione del Vaticano II, ossia che tutto dipenderebbe dalla ricezione del concilio. Poi segue un'ammissione involontaria contro il concilio. Non dobbiamo parlare di una trascendenza vaga, ma dobbiamo parlare concretamente del Dio che in Gesù Cristo si è rivelato come Dio con noi e per noi, del Dio infinitamente misericordioso, che ci aspetta, che in ogni situazione ci dà una nuova chance e a cui noi, nella preghiera, possiamo dire Abba Padre, visto l'essenziale della religione. Dio, rivelazione di Dio in Gesù, Dio che ci aspetta, Dio che agisce in ogni situazione, Dio come Abba Padre. A 80 anni di età ci è arrivato anche Casper. Però tutti questi sono argomenti ridotti a vaga trascendenza, ossia intellettualismo, dal Vaticano II, se non da prima. E poi dopo, soprattutto,
ancora dai papi e dai sacerdoti. Andiamo al finale della lettera con la soluzione di Walter Kasper. Il cammino avviato dal concilio non è finito. L'eredità ricca che i due papi Giovanni XXIII e Paolo VI ci hanno lasciata ancora non è esaurita. Dobbiamo percorrerlo con pazienza, ma anche con determinazione e coraggio e, nonostante tutto, con hilaritas, gioia interiore. Questa è la soluzione di Walter Kasper. Il concilio ha destato la gioia per Dio, per la fede, per la Chiesa. Questa è propaganda pro concilio, Viva concilio! Bisogna anzitutto riaccenderla di nuovo in noi, affinché possa entusiasmare anche gli altri. La gioia è contagiosa. La gioia è, non la serietà. Certo, ognuno di noi è solo una piccola luce. Anche il movimento di rinnovamento preconciliare cominciò con singoli individui e piccoli gruppi. Nel rinnovamento post-conciliare non andrà diversamente. Cioè, un rinnovamento post-conciliare ancora dopo 50 anni dal concilio. Certo, arriva Bergoglio e lui sistemerà tutte le problematiche del Vaticano II. Infatti, questa lettera è di un mesetto dopo l'elezione di Bergoglio a Papa. Finiamo. Però, se non ci facciamo rovinare la gioia, allora un giorno essa, la gioia, potrà passare agli altri, potrà contribuire a far sì che la Chiesa, in un mondo che cambia velocemente ed è profondamente insicuro, diventi in modo nuovo bussola e segno di incoraggiamento. Ecco la soluzione dell'ultra progressista cardinal Walter Kasper, la predicazione gioiosa. E per quale scopo? Far diventare la Chiesa in un mondo che cambia bussola e segno di incoraggiamento in modo nuovo. Parole vecchie. Questi sono un insieme di slogan ripetuti sin dagli anni 70 e che Kasper ripropone ancora nel 2013. Non hanno funzionato allora e non funzioneranno dopo il 2013, perché il problema è il Vaticano II. Infatti, qual è, secondo Kasper e secondo il Vaticano II, lo scopo della Chiesa verso gli uomini del mondo? Essere bussola e segno di incoraggiamento, cioè non insegnamento, non guida, non proposta, ma coraggio. Gesù ti vuole bene. Nella quarta parte, il cambiamento della religione da cristianesimo a concilianesimo. E cosa è accaduto umanamente ai vescovi del Concilio Vaticano II? Ci vediamo, indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.